Come eh, componente della commissione medica di Lega Calcio di Serie B, mi sono trovato eh, direttamente coinvolto inizialmente nel calcio, che è il nostro sport nazionale, a dover eh, cercare di creare li, delle linee guida che potessero eh, dare la, la, la serenità operativa ai nostri calciatori e eh, la commissione scientifica della Federazione Medico Sportiva Italiana. E, eh, ha fatto con in, eh, a capo il professor Casasco eh, queste linee guida eh, che sono state poi eh, strutturate e autorizzate dalla, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B nel eh, valutare gli atleti covid positivi e covid negativi. Sul covid positivo, noi abbiamo un atleta che ha un tampone positivo. Ne rifà un altro, che è quello molecolare che ci dà la certezza certa. E abbiamo l'atleta che sta male. Bene, il vero problema sono gli atleti COVID negativi dove si sono beccati il COVID, sono stati asintomatici durante una manifestazione sportiva. Questi possono infettare tutti quelli con cui vengono a contatto. E capite bene che una, una, una semplice partita di calcio dove ci sono 22 persone in campo e ce ne sono altre 20 per squadra fuori. Significa creare eh, con un incremento eh, importante la diffusione di questo virus. Il responsabile sanitario della società è stato indicato come colui che deve effettuare gli esami clinici e deve effettuare i test eh, di ricerca dell'RNA virale e su atleti positivi il problema non si pone. È positivo cominciamo il trattamento eh, che sarà la quarantena che sarà l'allontanamento dal gruppo e, e quindi le attenzioni poi sul suo quadro clinico su quelli negativi invece il problema verrà effettuato con una ricerca ogni quattro giorni di un tampone per vedere se questo atleta si va a rinfettare è importante dire che nel professionismo la batteria degli esami covid specifici è notevolmente aumentata rispetto al dilettante e quindi il test cardiopolmonare da sforzo, la valutazione dell'ossigeno periferico prima, durante e dopo sforzo, l'ecocardiogramma, l'OLTER, lo abbiamo visto anche per il dilettante, la spirometria semplice e completa l'abbiamo vista anche nel dilettante, l'ematochimica l'abbiamo vista anche nel dilettante, ma diventa obbligatoria anche la ricerca polmonare radiologica della condizione del parenchima polmonare nei pazienti che sono, affetti, sono stati affetti da covid e quindi covid positivi. Ovviamente il problema più grosso qual è stato? Non solo quello di normare, ma cercare di organizzare una visita nella massima tutela, nella massima sicurezza, non solo per l'atleta, ma anche per noi. Di aria medica e paramedica, che vuol dire? Che va bene la mascherina, va bene l'igienizzante, va bene eh, gli scambi d'aria nelle stanze, i tot metri quadri. Evitare gli assembramenti nelle sale d'attesa va benissimo. Ma il problema più grosso è stato quello di gestire una visita fatta in modo appropriato. Quindi la spirometria, ad esempio, che è uno dei tre esami principali della visita agonistica cercare di renderla sicura non solo per l'atleta che sta facendo la spirometria ma anche per quelli che verranno dopo, perché immaginate lo scambio gassoso che avviene su un filtro, su una turbina di uno spirometro, cosa può dare come agenti eh, inquinanti dal punto di vista eh, virulento? per tutti quelli che faranno la stessa spirometria dopo, quindi non bastava igienizzare, serve l'utilizzo di presidi particolari quali filtri o delle turbine particolari usa e getta che ovviamente hanno dei costi, ma che devono per la tutela del paziente essere applicati. Ovviamente a tutto questo si aggiunge anche l'utilizzo di elettrodi monouso e quindi cercare di decontaminare il più possibile tutto quello che ha contatto con l'atleta che fa il test e quindi cercare di, eh, con la mascherina, per noi visitatori, o per le segretarie, o per le infermiere, eh, cercare di tutelare la, la componente medica o paramedica, e anche perché abbiamo visto che la mascherina durante la sport già è stato detto, ma durante la visita medica va tolta, in quanto eh, la mascherina... A uh, elettrocardiogramma a riposo ci ha dato una risposta di circa 10-15 battiti in più a riposo del paziente, quindi va necessariamente tolta perché falserebbe la stessa prova.